Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo una pasta perfetta per essere preparata durante i nostri pranzi domenicali, perché piace davvero a tutti. La pasta margherita. Per realizzarla avremo bisogno di 1 kg e 600 g di pomodori pelati che andrò a frullare, 3 zucchine, basilico fresco che dà un profumo meraviglioso incredibile, 1/4 di cipolla, meglio se di tropea, formaggio a pasta filata tipo provola, parmigiano grattugiato, pasta, il formato che preferite voi. Io ho scelto questa qui che mi piace molto, è una pasta fresca che si sposa davvero bene con questo tipo di sugo, è veramente buonissima. E dopo farò anche 3 uova sode, non tutte, soltanto 3 uova sode. Bene, cominciamo subito. Ho messo le uova a bollire, dovranno bollire per 15 minuti dal momento del bollore per averle belle sode. E dopo ho messo dell'olio extravergine d'oliva e un trito di cipolla, è circa una fettina di cipolla. A me non piace abbondare con la cipolla all'interno dei miei sughi, come fanno, diciamo, altri chef, perché a me piace avere un sapore molto delicato in cui la cipolla si sente proprio appena appena. Lasciamo quindi che la cipolla diventi bella rosolata e a quel punto possiamo inserire anche la salsa di pomodoro.
Buonissima, davvero fantastica, facile e veloce da realizzare. Se la proverete, fatemelo sapere. Io vi mando un bacione e se vi va ricordate di lasciare un like a questa ricetta per sostenere il mio canale e condividete con gli amici. Un bacio, ciao e a presto!